Ciao appassionato dell'irrigazione, sono Federico di tuttoirrigazione.it e recentemente mi è stato chiesto se i filtri degli ugelli statici sono necessari o si possono eliminare. Come non condividervi questa risposta, vero? Prima di tutto, se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al nostro canale. Un bel mi piace a te non fa molta differenza, ma ci permetterai di continuare a condividere questi contenuti. Sia negli irrigatori statici, quelli che fanno la nebulizzazione, che quelli dinamici, quelli con l'ugello unico che ruota, è presente un filtro. È fondamentale fare la manutenzione e pulizia di questi filtri. In particolare è importante controllare quelli degli irrigatori statici, perché l'uscita dell'ugello è molto più sottile e richiede attenzione stagionale o più frequente, a seconda della qualità dell'acqua. Uno dei più grandi errori che vedo è quello di rimuovere i filtri perché intasati o perché non si ha voglia di pulirli. Questo può causare una riduzione del passaggio d'acqua o una completa occlusione, obbligando alla sostituzione dell'ugello e comportando ulteriori spese. Per evitare questo e ridurre gli interventi sui singoli pezzi, bisogna montare un filtro a monte del collettore, quindi prima, per fermare le impurità. Questo protegge anche le elettrovalvole, evitando danni come indicati nel video qui sopra. Se ti chiedi quale segnale può aiutarti a capire se i filtri sono sporchi, potrei risponderti con la riduzione dell'uscita dell'acqua degli irrigatori, ma mi sembra evidente, no? Aggiungo che se c'è una pompa noterei un cambiamento del suo funzionamento. Tenderà ad accendersi e spegnersi durante l'irrigazione, mentre prima non lo faceva. Una pompa correttamente dimensionata deve lavorare in modo continuo. Di questo argomento ne ho parlato in un altro video che ti linko qui sopra. Se si accende e si spegne frequentemente, oltre a ridurgli la vita, creerai un effetto stantuffo nel sottosuolo che muoverà sedimenti nella falda, facendoti ritrovare tutti nell'impianto. E se hai sabbia, la soluzione migliore è installare un filtro idrociclone, che grazie al suo dimensionamento ridurrà enormemente la presenza di sabbia. Ricorda però che un filtro normale a Y sarà sempre necessario per le particelle più fini. Se ti interessa questo argomento, scrivilo qui sotto nei commenti. E ricorda che puoi richiedere una consulenza gratuita cliccando nel link in descrizione. Continua a seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!